sempre impecunioso. Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster. La gente mi guardava in modo diverso. Capiva che io stavo con qualcuno. A 13 anni io guadagnavo più soldi della maggior parte degli adulti del quartiere. Avevo più soldi di quanti ne potessi spendere e me li tenevo tutti. Ciao mamma, che ne pensi? Sei vestito come un gangster. Allora, ci paghi? Devi pagare. Tu che cosa fai? Sono nell'edilizia. Non ti trattano come uno dell'edilizia. Sono un delegato sindacale. Se sgarravi, venivi fatto fuori, era la regola. Ma a volte anche chi non aveva sgarrato veniva fatto fuori. Se fai parte di una cosca, nessuno ti dice mai che hanno deciso di ucciderti. Non funziona così. Non ci sono né strilli né strepiti, come nei film. I tuoi assassini hanno il sorriso sulle labbra. Ti vengono incontro da amici. È gente che ti ha voluto bene tutta la vita. Arrivano sempre quando sei più bisognoso del loro aiuto. Non ce l'hai la mia grana? Ce l'hai i miei soldi o no? Tu non lo sai chi siamo noi, ma noi sappiamo chi sei tu. Lo capisci? Mi bastava una telefonata per avere tutto quello che volevo. Macchine gratis, le chiavi di una dozzina di appartamentini in città. Scommettevo $30,000 ai cavalli di domenica e sperperavo le vincite la settimana dopo. Oppure ricorrevo agli strozzini per pagare gli allibratori. Non aveva importanza. Non succedeva niente. Quando eri in bolletta, andavo a rubare un altro po' di grano. Noi gestivamo tutto. Pagavamo gli sbirri, pagavamo gli avvocati, pagavamo i giudici. Stavano sempre con la mano tesa, le cose appartenevano a chi se le prendeva. Fra noi ci chiamavamo sempre bravi ragazzi. Come quando parlando di qualcuno si dice: quello sì che è in gamba, è un bravo ragazzo. Insomma, uno dei nostri. Capito? Eravamo bravi ragazzi. Ragazzi svegli.